Questo programma è offerto da È morto il bambino di 4 anni di Marsala che è stato ricoverato ieri in gravissime condizioni all'ospedale dei bambini di Palermo, dopo che era stato trovato esanime in una piccola piscina gonfiabile. Le condizioni del bimbo erano gravissime e i medici lo avevano tenuto in coma farmacologico. Il piccolo stava giocando in un giardino in una casa di campagna incontrata a Ranna. La madre si sarebbe allontanata pochi minuti, quando è tornata ha trovato il piccolo riverso dentro l'acqua. Avrebbe cercato di compiere un furto in un appartamento in via Soldato Todi, ad Alcamo, ma è caduto dal secondo e dal terzo piano dell'edificio ed è morto dopo il trasferimento in ospedale. È difficile risalire all'identità dell'uomo perché nell'impatto con il marciapiede si è sfigurato il viso. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di un alcamese di 58 anni con precedenti per furto. Il sindaco e l'amministrazione accolgono Simone Tribuna, ballerino del Grace Academy Dance di Monte Carlo. Il giovane ficarazzese, che ha trovato successo e notorietà al Grace Academy Dance di Monte Carlo, sarà accolto dal primo cittadino mercoledì 30 luglio alle ore 11 presso la Casa Comunale. Durante l'incontro il sindaco, avvocato Paolo Francesco Martorana, consegnerà una targa per onorare il talento del giovane Simone e augurargli una lunga e promettente carriera artistica. È un nostro preciso dovere e un piacere porgere apprezzamento ai nostri concittadini che riescono a distinguersi per capacità artistiche e professionali e a portare un po' di Ficarazzi nel mondo. Così si è espresso il primo cittadino in merito all'incontro con il talentuoso ballerino. Oggi incontrarci al comune e incontrarci anche attraverso, diciamo, un percorso istituzionale, perché io credo che il nostro territorio, la nostra gente, la nostra comunità sia importante per tutti noi. Ficarazzi per noi è il luogo in cui noi viviamo, in cui noi abbiamo i nostri affetti, i nostri cari, siamo cresciuti, e ognuno di noi ha un ricordo bello che coinvolge la persona, che coinvolge la persona in quanto componente di una famiglia, in quanto componente di una comunità. La dimensione paesana della nostra comunità ritengo sia un punto di forza, di grande bellezza, perché è vero che Ficarazzi negli ultimi anni si è un po' globalizzato. Utilizziamo questo termine che è sempre molto in voga negli ultimi tempi, però ha mantenuto per alcune famiglie il nucleo storico delle radici nella nostra comunità. Una di queste famiglie è la famiglia Tribuna. La famiglia Tribuna, nella sua massima, diciamo, estensione di parentela, è radicata a Ficarazzi. È un dato che non può essere confutato. Io per parte del mio sangue sono pure Tribuna, perché mia nonna Adriana era Tribuna, quindi diciamo la mia famiglia, mio papà proviene dalla parte della mamma, dalla famiglia Tribuna. E allora queste, diciamo, radici, la famiglia Tribuna, la famiglia Martorana, si trovano a Ficarazzi e hanno vissuto tutta la loro, diciamo, esistenza in questo territorio, prendendo molto, ma dando anche molto a questo luogo. La famiglia Tribuna ha nel proprio, diciamo, interno dato, secondo me, una grande perla, un grande tesoro. You sexy, sexy dancer.
In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Manhattan Coffee and Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì o esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Dopo i due sequestri di quasi 70 tonnellate di hashish imbarcati su due navi cargo, a distanza di un mese, il comando aeronavale della Guardia di Finanza ha sequestrato nel Mediterraneo, a sud della Sicilia, su una motonave di 70 metri battente bandiera della Repubblica di Moldavia, 8 tonnellate di hashish. La motonave è stata avvistata in navigazione dell'ATR 2, Grifo 14, del gruppo esplorazione aeromarittima di pratica di mare e poi seguita da due guardacoste della finanza, fino a quando è stata ottenuta l'autorizzazione all'ispezione in acque internazionali. I militari hanno trovato la droga in un locale della nave e hanno arrestato gli 11 componenti dell'equipaggio, formato prevalentemente da siriani. Storia da TV, quella che ha coinvolto un arzillo 75enne palermitano, che nella giornata di lunedì si è visto circondato dai ladri subito dopo un prelievo presso l'agenzia Unicredit di via Oreto. L'uomo ha raggiunto nella mattinata l'istituto di credito per prelevare la somma di 1000 euro. Giunto ormai dinanzi al portone di casa, è stato fermato da due malviventi disarmati, che però hanno subito scaraventato l'anziano per terra in modo da impossessarsi del bottino. Il 75enne ha però reagito in maniera tempestiva, recuperando l'intera somma del suo prelievo e mettendo in fuga i due ladri. Ieri mattina, intorno alle ore 11, un incendio è divampato su un terreno incolto di proprietà privata. La zona riguarda via Libertà. Tante le sterpaglie che, favorite dal vento, una dopo l'altra sono andate in fiamme. Altrettanto grande è la nube di fumo nero che ha coperto l'intera zona. Poco dopo, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, chiamati dai cittadini che si trovavano sul posto, l'incendio è stato spento e tutto è ritornato alla normalità. Le cause sono ancora da accertare. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio.
Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego! Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Continuano impellenti i furti d'energia elettrica nel territorio palermitano, tanto che le forze dell'ordine hanno deciso di dar vita ad una serie di controlli per cercare in qualche modo di arginare il fenomeno. Così, proprio nel corso di un controllo svolto a Castronovo di Sicilia, si è scoperto l'ennesimo furto di energia elettrica tramite l'utilizzo di un magnete. A finire così in manette è stato il proprietario di un deposito di frutta nel paese, Salvatore Biancorosso. È stato il personale qualificato dell'Enel a rinvenire il magnete posizionato appositamente per alterare le letture dei consumi di energia elettrica. Per Biancorosso è arrivata la condanna a 3 mesi di reclusione, pena sospesa più il pagamento di una multa di 100 euro. L'assessore Rosanna Balistreri, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, ha precisato che solo ed esclusivamente i seguenti soggetti sono stati autorizzati a raccogliere donazioni volontarie per contribuire alle spese legate all'organizzazione della festa di San Giuseppe. Il comitato della festa, formato da Gioacchino Puleo, Caterina Licatini, Dora Graziana e Mariangela Maggiore, cui si aggiunge il signor Giorgio Scaduto. I suddetti volontari hanno finito di raccogliere le donazioni che ammontano a 1.375 euro raccolti dal comitato e che andranno a coprire parte della spesa per i service audio, video, luci e 250 euro da parte del signor Scaduto che copriranno parte del costo della fanfara che ammonta a circa 800 euro. Gli altri costi della festa, come già dichiarato durante la conferenza stampa, saranno coperti dai contributi degli sponsor. Mi piace essere limpida e trasparente su ogni azione che compio e chiara con i cittadini, dichiara l'assessore Balistreri. Ed è in quest'ottica che ho fatto queste precisazioni, oltre al fatto che mi auguro che nessuno voglia fare speculazioni di alcun genere, o, peggio ancora, frodare i bagheresi chiedendo soldi per la festa, a nome o per conto dell'amministrazione, ma non autorizzata a farlo. Da questo momento, dunque, chiunque chieda soldi non è autorizzato a farlo e l'amministrazione non ne è a conoscenza. Questo programma è stato offerto da Match Music.
Cordiale saluto a tutti gli appassionati di ilmeteo.it, il sito più visitato dagli italiani. Previsioni per giovedì 31 luglio 2014. Ultimo giorno di luglio soleggiato su gran parte della penisola, ma ancora qualche pioggia persiste sui settori orientali del paese. Ecco il dettaglio. Al nord il tempo migliora su gran parte delle regioni con prevalenza di sole e clima più caldo. Rimane ancora instabile al nord-est, specie sul Friuli Venezia Giulia, con qualche temporale sui settori orientali, qualche rovescio pomeridiano anche sulle montagne del Triveneto, parzialmente nuvoloso sul Veneto e sole invece in Emilia-Romagna. Spostiamoci al centro, dove il tempo è soleggiato in Sardegna e su tutte le regioni tirreniche. Qualche pioggia o breve temporale resiste ancora sulle coste adriatiche, ma i fenomeni saranno spesso alternati a spazi soleggiati e saranno comunque in esaurimento entro sera. Raggiungiamo infine il meridione, dove le piogge riguardano le coste tirreniche calabresi e i settori adriatici pugliesi, anche con occasionali temporali. I fenomeni comunque saranno generalmente deboli e spesso alternati a schiarite soleggiate, sole prevalente altrove, i venti soffiano tutti di maestrale e debolmente. Temperature. Le minime sono in leggera crescita, con valori compresi tra 16 e 23 gradi, più basse sulle zone interne. Durante il giorno ci attendiamo 25-31 gradi al nord, con valori più freschi sulla Venezia Giulia, tra 25-30 gradi al centro e al sud. Amici e amiche, la previsione termina qui. Pressione in deciso aumento su gran parte del bel paese e giornate via via più soleggiate e calde un po' ovunque. Aggiornamenti in tempo reale solo su ilmeteo.it. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 31 luglio, si ricorda Sant'Ignazio di Loyola. Il nome Ignazio continua il nome latino Ignatius, diventato poi Ignatius, tradizionalmente accostato al termine ignis, fuoco. Dice il proverbio: luglio è debitore, agosto è pagatore. Sono nati oggi Primo Levi, Luca Ward, Neri Marco Re. Il 31 luglio 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima. In questo giorno del 1994 Sergei Bubka, l'atleta sovietico considerato unanimemente il più grande di tutti i tempi nella specialità del salto con l'asta, stabilisce il record mondiale, saltando 6,14 metri. Infine, il 31 luglio 2003 dall'unione di Stream TV e Telepiù nasce Sky, la prima pay TV satellitare in Italia. Friedrich Engel ha detto: un'oncia di azione vale quanto una tonnellata di teoria. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 31 luglio. Ariete, un giovedì 31 luglio atipico, specie se invece di stare a crogiolarvi al sole dovete occuparvi di scadenze, F24 e altre simili noiosità. Avete ben altre aspirazioni e il lavoro di routine è troppo monocorde per i vostri gusti, ma il dovere urla. Toro, basta un pizzico di buonsenso, una buona idea, il suggerimento di un amico per risolvere situazioni delicate e rimettere ordine nel caos. Con il partner siete dolci come il miele, oggi è la giornata ideale per ribadire reciproci sentimenti. Gemelli, paturni e mattutine causano intoppi di lavoro. La matassa si sbroglia nel pomeriggio, giusto in tempo per chiudere i battenti e partire per le vacanze. Qualche seccante inconveniente interferisce con i vostri progetti, specie quelli professionali. Cancro è merito della luna se al mattino siete efficienti e lavorate di buona lena. Consideratevi fortunati, poiché in seguito non concluderete granché. Alle vacanze ci arrivate stanchi, stressati, ma soddisfatti. Riconoscimenti e complimenti da più parti. Leone, discreto andamento della mattina, vivace il ritmo serale, ore piacevoli in compagnia di amici e parenti, trascorse durante una gita rilassante. Fluida ma senza stimoli la prima parte del giorno, l'allegria arriva sul tardi fra chiacchiere e risate. Vergine, indaffarati ma soddisfatti, avete un obiettivo chiaro davanti agli occhi e anche un'insolita smania di accorciare i tempi e arrivare. Luglio finisce in bellezza, le relazioni interpersonali sono intriganti, condividete con gli altri hobby e aspirazioni. Bilancia, mettete a tacere il senso del dovere e prendetevi una giornata di riposo. Se stare con gli altri non vi attira, cercate la compagnia di un buon libro.
In alcuni momenti c'è bisogno di isolarsi per raccogliere le idee e fare il punto della situazione. Scorpione, con il sostegno della Luna, tutto ciò che necessita di senso pratico vi riesce a perfezionare. Bricolage, cucina e lavori di manutenzione. Il leitmotiv di questa giornata resta la parsimonia. Sobrietà sia in termini di energia che di denaro. Sagittario, le fosche previsioni del risveglio che ipotizzano una giornata di solo lavoro non si avverano. Inviti e telefonate a sorpresa movimentano la serata. È il classico giorno in cui vi fasciate la testa prima di rompervela, ma i fatti vi smentiscono. Capricorno, con la luna che vi copre le spalle, siete l'immagine del buon umore. Il lavoro non vi dà alcun pensiero e in viaggio filate con il vento in poppa. Un persuasivo cocktail di logica e senso pratico vi invita a inoltrare proposte, reclami e richieste. Acquario, il lavoro è in fermento e assorbe gran parte delle vostre energie, tanto più che i progetti messi in cantiere trovano difficoltà a decollare. È importante lasciare aperta una via di fuga dagli impegni, qualche momento che sia tutto solo per voi. Pesci, la luna ancora vi rema contro, ma i suoi effetti sono blandi, a parte il delegare al partner ogni decisione e naturalmente ogni incombenza. Fortunatamente avete un compagno comprensivo che senza proferire verbo si fa carico del menage.